Ben ritrovati. Oggi affrontiamo il tema della transizione intesa come qualcosa che è possibile realizzare con le tecnologie di oggi, mentre vedremo che una tecnologia, in particolare la fusione nucleare, che ha 70 anni di vita a livello teorico, da 70 anni ci ripetono che sarà disponibile entro 2 decenni, solo che ce lo ripetono appunto da 70 anni. Allora faccio proseguire il professor Armaroli e poi integriamo. Che tecnologie ci sono per la transizione? Le soluzioni al 90% esistono già e sono semplici. Si chiamano fotovoltaico, geotermico, idroelettrico, eolico, biomasse sostenibili, pompe di calore, batterie, eccetera, eccetera. Ci piacciono? Non ci piacciono? Ce le dobbiamo far piacere, perché queste sono le tecnologie che fanno la transizione energetica, non le tecnologie che non sappiamo se le avremo, quando le avremo e quanto costeranno. Il restante 10% sono ricerche scientifiche e tempi lunghi, lasciate fare a noi perché ci stiamo lavorando. Intanto andiamo avanti su questo. Le tecnologie rinnovabili semplici sono esponenziali. Quando c'è un andamento esponenziale cambia tutto, si sconvolge tutto quanto. E quindi la domanda è: che spazio potrà esserci fra 10 o 20 anni per opzioni più costose, incerte e controverse? Sto parlando del nucleare di nuovo, sì, perché se io qui vado qua, se io vado su, sto sfondando il tetto del Merio 18 volte fra 20 anni, non c'è ragione. E sto promettendo tra 20 anni, cioè là in fondo, non so cosa c'è, c'è un parco là, fra 20 anni io arrivo con il nucleare o con un'altra tecnologia, la fusione magari. Intanto queste sono andate lì. Poniamocela questa domanda: che spazio potrà esserci? Perché i soldi non sono illimitati, quindi dobbiamo riflettere molto su questo. La domanda è: la rete reggerà? Ma io non dico niente su questo perché se niente mi cacciano a pedate. È una domanda non nuova, faccio solo notare che 15 anni fa si diceva: non riusciremo a dare un condizionatore a tutti gli italiani perché la rete non reggerà a questo. La rete è un'entità che di per sé si adegua e si adeguerà e riuscirà anche a fare la transizione. Io con questo concluso e. Bene, allora la rete reggerà. Allora, intanto vi preannuncio che sarà l'oggetto della prossima puntata. Questa questione atavica, appunto, che viene agitata continuamente come spauracchio da chi vuole continuare a venderci gas, petrolio e carbone. Quindi continuano a ripeterci: la rete elettrica non reggerà. E anche in questo caso, appunto, sono 20 anni che la rete sta caricando su di sé sempre maggior peso e sta reggendo benissimo. Vi faccio solo una domanda: vi ricordate quando è stato l'ultimo blackout a livello nazionale? È passato tantissimo tempo perché la tecnologia e i nostri ingegneri sono bravissimi e sono riusciti a collegare già oggi 1,5 milioni di impianti a fonti rinnovabili, senza che nessuno si accorgesse di niente, senza disservizi, perché sono sicuro che molti di voi nemmeno si ricordano quando è stato l'ultimo blackout, chiaramente esteso. Non sto parlando del blackout di un quartiere, di un paesino, sto parlando di un blackout esteso. Ma torniamo appunto all'argomento di oggi. Allora, le tecnologie, come abbiamo esposto in queste finora 13 puntate, esistono già al 90%. Quando Balzani diceva lasciate a fare a noi per il rimanente 10%, ricordo Balzani, scusate, Balzani, Armaroli è un ricercatore dell'ente pubblico di ricerca CNR, Consiglio Nazionale di Ricerca, e quindi assieme a Enea, insieme a RSE, insieme a tanti altri enti di ricerca pubblici che paghiamo con le nostre tasse, si sta occupando di comporre quegli ultimi pezzettini che servono per arrivare al 100% di transizione. Ma al 90% possiamo arrivarci, però siamo estremamente in ritardo. Ora, detto questo, Armaroli ha lanciato un'accusa chiara, un'accusa, ha evidenziato un dato di fatto, che le tecnologie che abbiamo
stanno aumentando quantitativamente e qualitativamente, quindi sto parlando di fotovoltaico, eolico, geotermico e vediamo se arriveranno anche le energie marine, però intanto già con fotovoltaico, eolico e geotermico e anche alcune tipologie di biomasse e qualche cosa ancora si potrà fare sull'idroelettrico, possiamo fare moltissimo, mentre quella che ormai sembra essere una chimera della fusione nucleare, che personalmente, attenzione, io sono di mentalità tecnica, come vi sarete accorti, mi piacerebbe moltissimo che riuscissimo a riprodurre questa tecnologia, ma andiamo a vedere come stanno le cose e ve lo faccio raccontare dagli scienziati. Anzi, nemmeno raccontare, lo hanno scritto, l'hanno messo nero su bianco. Lo hanno messo nero su bianco dove lo hanno messo su un sito che si chiama Energia per l'Italia, è qui da diversi anni, io già ve l'ho esposto più volte, e di cui fanno parte molti tra gli autorevoli esponenti del mondo scientifico italiano. Vedete, diciamo, i primi due firmatari e ideatori, proprio Vincenzo Balzani e Nicola Armaroli, Ugo Bardi e tutti altri ricercatori che mi scuso se non dichiaro specificatamente uno per uno, vi faccio vedere che con tutto rispetto per gli altri, ecco Leonardo Setti, con Leonardo Setti ho fatto un video sulle comunità energetiche. Quindi alcuni di questi già abbiamo rapporti stretti, vi faccio vedere che c'è anche un certo Stefano Zamagni, che non è proprio, diciamo, specializzato, credo, su temi super tecnologici, è conosciuto soprattutto, diciamo, a livello economico, di ragionamenti civici, sociologici, ma Stefano Zamagni. Informatevi un attimino e vedrete che, come sicuramente molti altri, anzi tutti questi altri nomi che leggete, è una persona a cui si può dare fiducia. Ma vediamo che cosa scrivono nel dettaglio sulla fusione nucleare. Guardate, già abbiamo un titolo che dice chiaro e tondo: qui sono sempre sul sito di Energie per l'Italia, sempre sul sito di Energie per l'Italia. La fusione nucleare è ennesima illusione per mettere sotto il tappeto le emergenze che dobbiamo affrontare immediatamente, perché le catastrofi climatiche sono già presenti e nei prossimi anni peggioreranno, perché vi ho già spiegato in una puntata precedente che con l'inerzia termica enorme del pianeta peggioreranno anche se dovessimo risolvere tutto subito. Per qualche anno continuerebbero a peggiorare perché l'inerzia termica è enorme. Allora, vi leggo questo articolo, scusate, vi leggerò due articoli perché così vi diciamo, aiuto quelli che vorranno ascoltare questo video con le cuffiette mentre magari stanno cucinando, mentre magari sono in autobus, accalcati, mentre sono in situazioni in cui fanno fatica, diciamo, a vedere anche il video, ma solo ascoltando. Avranno l'informazione precisa di cosa scrivono gli scienziati sulla fusione nucleare. Allora, leggo. Sia la fissione nucleare, scissione di un nucleo atomico pesante in nuclei più leggeri, che la fusione nucleare, unione tra nuclei leggeri per formare un nucleo più pesante, convertono piccolissime quantità di massa in enormi quantità di energia, come schematizzato dalla famosissima equazione di Einstein E uguale mc quadro, dove ci indica la velocità della luce. Sia la fissione che la fusione nucleare sono state usate per creare armi di incredibile potenza sin dal 1950. La produzione di energia elettrica da fissione nucleare, realizzata per la prima volta nel 1954, è oggi usata in alcuni paesi, fra molte polemiche a causa dei numerosi problemi che la caratterizzano, quali la produzione di scorie radioattive pericolose, estremamente pericolose, per decine di migliaia di anni, che non si sa dove collocare. Ricordo che non esiste ancora un deposito definitivo. I finlandesi sembra che aprano un deposito.
Ma dire che durerà 200.000 anni è un impegno, non possiamo dire è già durato 200.000 anni, è un impegno, lo costruiamo affinché duri 200.000 anni. Nel 1955, quindi appunto 70 anni fa, fu preconizzata la possibilità di ottenere entro 2 decenni energia elettrica dalla fusione nucleare, la famosa fusione nucleare, risolvendo definitivamente il problema energetico su scala mondiale. Questa storiella dei 2 decenni, purtroppo ci viene riproposta più volte dal 55 a oggi, quindi sono passati 70 anni, non 20. In realtà, nonostante i grandi capitali investiti, finora non sono stati fatti passi avanti significativi, a dispetto della spasmodica attesa di politici, economisti e mezzi di comunicazione. L'episodio più eclatante, recente, è avvenuto il 13 dicembre 2022, quando i giornali di tutto il mondo hanno riportato che la National Ignition Facility, un laboratorio statunitense, aveva ottenuto un importantissimo risultato, avrebbe, dico io, ottenuto un importantissimo risultato. Adesso vediamo perché, focalizzando l'energia di 192 laser su una sferetta contenente deuterio e trizio, quindi attenzione, deuterio e trizio, non idrogeno e idrogeno, deuterio e trizio, il Sole e le altre stelle usano idrogeno, idrogeno, non è la stessa cosa. Infatti, appunto, deuterio e trizio, due isotopi dell'idrogeno, si è provocata in pochi nanosecondi la loro fusione, generando una quantità di energia leggermente maggiore di quella iniettata dai laser. Da notare però che nel complesso questi laser hanno consumato 150 volte più energia rispetto a quella prodotta. Quindi il bilancio energetico che ci è stato svenduto come eccezionale, come positivo, in realtà è ancora mostruosamente negativo. Per arrivare alle applicazioni commerciali della fusione nucleare, oltre a generare più energia di quella consumata, si deve vincere comunque un'altra sfida, ancora più difficile, cioè costruire un'apparecchiatura che funzioni non per pochi miliardesimi di secondo, ma in modo continuo. Oltre ad altri numerosi problemi tecnici difficili da affrontare, c'è anche la questione del trizio, un gas radioattivo che non esiste in natura, decade con un tempo di semivita di soli 12 anni e si ottiene con una reazione nucleare di un isotopo del litio, dopo averlo arricchito dal 6 al 90% con un costosissimo processo. Spendere miliardi di dollari nel tentativo di generare elettricità mediante un processo che molti scienziati giudicano irrealizzabile serve solo ad ostacolare il definitivo sviluppo delle energie rinnovabili. Serve solo ad ostacolare il definitivo sviluppo delle energie rinnovabili, che con una frazione di quei finanziamenti potrebbero risolvere gli ultimi loro problemi e fornire al pianeta energia elettrica senza provocare lo sconvolgimento climatico, senza generare scorie radioattive e senza facilitare la costruzione di armi atomiche. Già, perché è bene ricordare che il compito primario del laboratorio che ha fatto questo ultimo esperimento e degli altri laboratori di questo tipo non è la produzione di energia, ma lo studio della fusione per scopi bellici. Bene, questo è l'articolo riassuntivo di un altro articolo scritto sempre reperibile sempre in questo sito Energia per l'Italia, che vi leggo, scusate, anche questo per esteso, perché così capite decisamente ancora meglio la situazione della fusione nucleare. Intanto il titolo già è estremamente significativo. La fusione nucleare, come distrarci dalle emergenze che dobbiamo affrontare. Come distrarci dalle emergenze che dobbiamo affrontare e dico io, farci passare, addolcirci la pillola sul gas. Addolcirci la pillola sul gas, perché l'ho già detto tante volte, lo ripeto, tutto questo parlare nucleare da parte di determinate forze politiche che continueranno a parlarne
sanno che non si può fare, ma continueranno a parlarne, perché così l'opzione gas è addolcita. Perché un cittadino medio dice, beh, piuttosto che il nucleare, a questo punto il gas tutto sommato non è radioattivo. Non ha queste problematiche enormi, già lo utilizziamo, già abbiamo i metanodotti, abbiamo già un sistema, tra virgolette, collaudato, quindi insomma, tutto sommato, dai, andiamo avanti col gas. Quindi, questa visione viene, sposata anche dagli scienziati che dicono come distrarci dalle emergenze che dobbiamo affrontare. Allora, leggo. Siamo in un periodo difficile per l'umanità caratterizzato da due gravi emergenze, quella energetica, e ce ne siamo accorti nel 2022, e non è finita, e quella climatica. Sono due emergenze strettamente connesse perché ormai è ampiamente dimostrato, non è una teoria, ma è dimostrato scientificamente, che il cambiamento climatico, la catastrofe climatica, è la conseguenza dell'uso massiccio dei combustibili fossili. Ribadiamo, il 75% dei gas climalteranti sono prodotti dalla filiera fossile. Occorre quindi abbandonare senza indugio questa fonte energetica fossile e trovare soluzioni alternative. Nonostante la maggioranza della comunità scientifica sia concorde sul fatto che il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, rappresenti l'unica strada da battere, purtroppo recentemente è tornata alla ribalta il nucleare. Non solo si vorrebbe potenziare il nucleare da fissione, quello attuale con cui funzionano le centrali nucleari, ma addirittura si sta dando l'illusione che la fusione nucleare ci darà prestissimo energia pulita, sicura e inesauribile. Allora cerchiamo di capire perché si tratti ancora di una vera e propria illusione. Come è noto, si possono generare enormi quantità di energia non solo dalla fissione di atomi pesanti, ma anche dalla fusione di atomi leggeri, il processo che alimenta il nostro Sole. Realizzare il processo di fusione nucleare è infatti stato paragonato a mettere il Sole in bottiglia. È sicuramente una frase d'effetto, capace di colpire la fantasia del pubblico e dico io di far vendere i giornali, frase che però nasconde cosa in realtà ciò significhi. Allora, vale la pena di confrontare quello che davvero avviene nel nucleo del Sole rispetto a quanto possiamo fare noi. All'interno del Sole c'è un plasma di protoni che quattro alla volta, grazie a temperature e pressioni elevatissime, fondono per dare un nucleo di elio con una ulteriore produzione di energia, secondo la famosa formula di Einstein E uguale mc quadro. Però queste estreme condizioni che ci sono sul Sole, nelle stelle, non possono essere riprodotte nei laboratori terrestri, neppure in quelli più avanzati. E quindi si è cercato di ovviare all'impossibile replicabilità del processo di fusione solare, imitandone solo il principio. Si ricorre infatti non a due atomi di idrogeno, ma a due isotopi dell'idrogeno, deuterio e il trizio. Ricordo che il nucleo dell'idrogeno è un protone, il deuterio è un protone e un neutrone. Il trizio è un protone, due neutroni. E qualcuno potrebbe dire, beh, tutto sommato, no, fa una differenza enorme, è una differenza spaventosa, non è che un neutrone in più o in meno è poca roba, è tantissima, tantissima roba, cambia moltissimo. Allora, si ricorre infatti a due isotopi dell'idrogeno, il deuterio e il trizio, che però non hanno alcuna voglia di fondersi, perché essendo entrambi carichi positivamente si respingono violentemente. Tuttavia, se si riesce in qualche modo a portarli a contatto, entra in gioco una forza nucleare attrattiva che agisce solo a cortissimo raggio, ma che è molto più intensa della repulsione elettromagnetica. I due nuclei a questo punto si fondono con la formazione di un nucleo di elio, l'espulsione di un neutrone e l'emissione di una grandissima quantità di energia che si manifesta sotto forma di calore. Il problema, ma non è l'unico, è che al fine di costringere i nuclei di deuterio e trizio a scontrarsi per poi incollarsi, fondersi, occorre mantenere confinato il tutto per il tempo necessario a produrre la fusione. Per ottenere ciò si utilizzano principalmente due approcci. Uno si basa sul confinamento magnetico del plasma caldissimo formato dai nuclei di deuterio e trizio,
Un campo magnetico potentissimo, generato dall'esterno, costringe questi nuclei a muoversi lungo traiettorie circolari, quindi immaginate una ciambella, con un grandissimo campo magnetico, dentro vola questo plasma senza mai entrare a contatto con le pareti metalliche di questa ciambella, perché altrimenti le fonderebbe all'istante. Quindi costringe questi nuclei a muoversi lungo traiettorie circolari in modo che giro dopo giro acquistano l'energia necessaria per dare il processo di fusione, per generare il processo di fusione. La difficoltà è che il campo magnetico deve essere intensissimo e per mantenerlo tale ci vogliono dei magneti superconduttori che devono lavorare a temperature molto basse. Pensate, meno 268 gradi, siamo quasi allo zero assoluto. L'altro approccio è quello basato sul confinamento inerziale, che consiste nel bombardare con dei potentissimi impulsi laser, famoso esperimento di prima, un piccolo contenitore in cui è presente una miscela solidificata, ancora una volta solidificata perché è stata resa freddissima, di deuterio e trizio. Si verifica così un'intensissima compressione che fa salire contestualmente la pressione e la temperatura, tanto da innescare la fusione. Il primo approccio è quello che si sta affrontando in Francia, nella cittadina di Cadarache, da parte di un folto gruppo di paesi che lì hanno costruito un laboratorio. Questi paesi sono gli Stati Uniti, l'Unione Europea, l'Italia, la Cina, l'India. Quindi l'Italia ci sta già mettendo dei soldi da anni e parecchi soldi su questo progetto, noto come ITER, è la sigla del progetto. Sono già stati spesi 20 miliardi di euro senza essere ancora riusciti a produrre quantità di energia maggiori di quelle utilizzate. Quello che vi dicevo, al momento non esiste una ma neanche minimamente una convenienza, perché dobbiamo spendere moltissima energia per produrne poca, quindi decisamente una perdita secca. I report scientifici dicono molto chiaramente che la strada sarà molto lunga e in salita, perché ogni volta che viene fatto un piccolissimo passo in avanti emergono nuovi problemi da affrontare, ma problemi enormi, problemi tecnologicamente enormi. Chi ha voglia, navighi su internet, vada in cerca di articoli di approfondimento, i problemi tecnologici sono enormi. Ora, è vero che anche i progressi tecnologici sono enormi, ma qui stiamo parlando veramente di una cosa estremamente, estremamente difficile. Allora, continuiamo. Presso invece un laboratorio statunitense si sta studiando il secondo approccio e appunto il 13 dicembre 2022 i giornali di tutto il mondo riportarono con grande enfasi che il gruppo di ricerca di questo laboratorio aveva ottenuto un importante risultato che vi ho descritto prima, spiegando che appunto però i titoli di giornale hanno messo solo l'ultimo pezzettino del processo. Quindi hanno detto: nell'ultima fase della procedura abbiamo dato 2 megajoule di energia, ne abbiamo ottenuti 3. Quindi a vedere così sembrerebbe un risultato al 50% positivo. Peccato che questi giornali non hanno minimamente approfondito o non hanno voluto approfondire che l'intero processo aveva richiesto 400 megajoule di energia. Quindi spendere 400 megajoule di energia per ottenerne 3 non ci vuole uno scienziato per capire che siamo mostruosamente distanti dal vincere questa sfida. Oltre a vincere la sfida energetica, per generare energia su scala commerciale si deve vincere la sfida praticamente impossibile modificare l'apparecchiatura per far sì che produca energia non per una piccolissima frazione di secondo, ma per sempre, cioè in modo continuo. La maggioranza degli esperti concorda sul fatto che questo metodo è così complicato, è impossibile generare elettricità a costi commerciali competitivi, perché alla fine siamo sempre lì sul discorso di costi. Magari tecnicamente, magari prima o poi ci arriveremo, ma c'è un discorso del costo. Il fotovoltaico, l'eolico, costano talmente poco che non ha senso cercare dei metodi alternativi per generare energia. Già costa pochissimo generarla con fotovoltaico e eolico, che continuano ad abbassare i loro prezzi, perché attenzione,
Il prezzo dell'energia così generata continua a calare perché la tecnologia continua a migliorare. C'è allora il dubbio, certamente fondato, che i laboratori di ricerca, per assicurarsi gli ingentissimi finanziamenti pubblici necessari, cercano di vendere ai politici e ai cittadini i risultati conseguiti come successi strepitosi. E che anche la competizione presente da decenni tra confinamento magnetico e confinamento inerziale spinge a dimostrare di essere più bravi e a dichiarare cose non in maniera corretta. Dopodiché, adesso vi mostrerò l'articolo di giornale che vi avevo pubblicato a suo tempo quando uscì questa notizia su questo successo della fusione nucleare. Ribadiamo, questi laboratori sono finanziati dalla difesa statunitense. Questi laboratori sono finanziati dalla difesa statunitense, e ve lo leggerò tra poco su un altro articolo, perché c'è un trattato internazionale che vieta esperimenti di esplosioni di bombe termonucleari, quindi a fusione nucleare, e quindi per bypassare questo divieto internazionale fanno questi esperimenti. Per motivi bellici, non per motivi di produzione di energia. Allora, quella del trizio ve l'ho. Anzi, no, leggiamolo. A parte ciò, la fusione nucleare ha molti altri ma. Il primo ma riguarda il fatto che, indipendentemente dal modo con cui verrà ottenuto questo processo, ammesso che si riesca, occorre disporre dei due isotopi dell'idrogeno. E mentre il deuterio è abbastanza abbondante e quindi insomma anche abbastanza economico da ricavare, il trizio è molto raro. È molto raro perché è radioattivo e decade con un tempo abbastanza breve. Quindi posso anche crearlo, ma poi dovrei anche utilizzarlo alla svelta perché in 12 anni appunto si dimezza e ogni 12 anni si dimezza ulteriormente. Quindi, problema non da poco, ci si imbarca in un'impresa titanica sapendo già in partenza che manca la materia prima, cioè il trizio. Chi lavora nel settore dice che il trizio potrà essere ottenuto in sito, cioè dove c'è la centrale nucleare a fusione, bombardando con neutroni il litio 6, cosa che però aggiunge complessità a complessità. Un ulteriore ma è connesso alla radioattività indotta dai neutroni, prodotta insieme all'elio nella reazione di fusione, nei materiali che li assorbono. Quindi proprio la centrale in senso stretto diventa radioattiva. Non è vero che la fusione, così come la vogliamo fare sulla pianeta Terra, non produce scorie. Eh no, no, non è vero. Non sono così dannatamente radioattive come quelle attuali da fissione. Assolutamente vero. Ma falso che non producano radioattività. È una radioattività che possiamo gestire, però comunque la centrale diventerebbe radioattiva e quindi ci sarebbe comunque il problema di doverla smantellare e comunque gestire queste scorie, comunque radioattive. C'è poi un grosso ma legato al confinamento magnetico e qui ci riagganciamo a una puntata precedente. In particolare al fatto che i superconduttori devono essere raffreddati a elio liquido, un gas molto raro e sicuramente non sufficiente per la gestione dei futuri reattori a fusione, dal momento che già ora sta scarseggiando. Nella puntata, non mi ricordo, la 13 o la 12, abbiamo parlato delle materie prime disponibili e i giornali si concentrano sul litio e le cosiddette terre rare, quando in realtà l'elio che utilizziamo per apparecchiature mediche che ci servono tutti i giorni, come la risonanza magnetica e nei laboratori di ricerca, l'elio scarseggia già nei paesi poveri, hanno dovuto chiudere queste strutture perché non hanno elio. E noi qui ci occupiamo del litio, che ne abbiamo e come in abbondanza per fare quello che dobbiamo fare. E anche gli altri minerali, le cosiddette terre rare e altri minerali, ne abbiamo abbastanza. Mentre dell'elio non ne abbiamo abbastanza già oggi per le ordinarie attività. Figuriamoci un domani quando ne servirebbe parecchio da utilizzare in queste centrali a fusione. E ricordiamo che l'elio, una volta che lo immettiamo nell'atmosfera, va perso perché sale e si disperde nello spazio. In conclusione, la storia della fusione nucleare dagli anni 50 del secolo scorso ad oggi dimostra che questa tecnologia non riuscirà a produrre elettricità a bassi costi e in modo attendibile in un futuro ragionevolmente vicino. Per
Nonostante ciò, a marzo di quest'anno i giornali hanno riportato che Eni, per voce del suo amministratore delegato Carlo Descalzi, vuole puntare tutto sulla fusione nucleare, aperte virgolette, perché permette di ottenere energia pulita, inesauribile e sicura per tutti, una vera rivoluzione capace di superare le diseguaglianze fra le nazioni e di favorire la pace. Questa affermazione di Descalzi lascia quanto perplessi dal momento che non si capisce come i paesi poveri potranno accedere a una tecnologia così sofisticata e costosa. Ma io sulle dichiarazioni di Descalzi, permettete, ho un'esperienza diretta. Ho un'esperienza diretta che vi racconto nel libro Resoconto che vi ricordo è gratis, è in digitale ed essendo in digitale, tra l'altro, c'ha la magnifica, diciamo così, possibilità che posso fare il trova. Posso fare il trova. Quindi faccio il trova, scrivo Descalzi. E voilà, magicamente eccoci al capitolo in cui Descalzi mi risponde a me che nel 2017, ecco qua, gli chiesi, dottor Descalzi, in audizione ufficiale presso il Senato, non glielo chiesi al bar, glielo chiesi in qualità di senatore, con tutti gli altri senatori presenti, quindi in un momento assolutamente pubblico, video registrato e avete il link, vedete, qui avete il link al video, quindi lo potete vedere e ascoltare. Gli chiesi, ma mi giungono notizie che in Val d'Agri, in Basilicata, ci sono dei problemi su una raffineria. E lui mi dice, no, no, è tutto a posto, ci sono bazzecole, ci sono cose, è tutto a posto, è tutto sotto controllo. Bene, talmente tutto sotto controllo che 2 settimane dopo è intervenuta la Guardia di Finanza, è intervenuta le varie forze dell'ordine e il tutto è finito con molti rinvii a giudizio, con imputazioni molto molto gravi. Quindi non bazzeccole, non era assolutamente tutto a posto, ma c'erano sversamenti di inquinanti decisamente gravi, sversamenti di inquinanti vicinissimo a una delle falde acquifere più importanti d'Italia. Sversamenti di inquinanti molto pericolosi vicinissimo a una delle falde acquifere più importanti d'Italia. Quindi capirete che quando Descalzi fa delle affermazioni, vanno controllate come le affermazioni di chiunque altro, ma già in questo episodio io vi riporto il video perché, ripeto, il video è qui, quindi lo potete vedere con i vostri occhi. Adesso ho cliccato per farlo partire in diretta, ma non ve lo faccio ascoltare, sono 3 minuti, ma vi faccio solo vedere appunto che ve lo potete ascoltare tranquillamente. Tra l'altro la connessione è lenta, per cui rinunciamo, ve lo potete vedere tranquillamente. Trovando il link appunto sul mio libro Io voglio parlare di energia, fate la ricerca Descalzi, arrivate immediatamente al capitolo e appunto potete ascoltare quello che vi ho descritto in questo momento. Cose tra l'altro che ho riportato poi successivamente anche in post di Facebook, in particolare quando appunto giornali e televisioni tutti esaltati dissero: ah, abbiamo ottenuto più energia di quanta ne abbiamo, di quanta ne abbiamo consumata. Cosa assolutamente falsa, che appunto vi misi qui tutta questa serie di articoli che invece spiegano in maniera decisamente più precisa e ribadiscono quello che vi ho letto pochi minuti fa, e cioè che questi laboratori lavorano per la difesa statunitense. E l'esperimento è stato fatto per bypassare il divieto di fare esperimenti con l'esplosione di bombe a idrogeno, le bombe termonucleari, e quindi fanno questi esperimenti per fare ricerche militari. Quindi, come vedete, sono tutte cose su cui io da tempo cerco di tenervi informati. Questo è un post del 2021 che vi invito a leggere. Poi tutti questi link ve li lascio nella descrizione di questo video. Questo articolo, questo post vi prego di leggerlo perché è stato scritto da Massimo Scalia e Gianni Mattioli, proprio quel Massimo Scalia a cui io ho dedicato questo ciclo di video.
vi riporto ancora la sua immagine, e sono sicurissimo per queste cose, chiaramente me le ha spiegate, insegnate, ribadite lui, però le avete a disposizione voi tutti. Qui avete una, diciamo, una sintesi non solo della fusione, ma anche della fissione. Scusate, lo rimetto a video. In questo articolo, appunto, di Massimo Scalia e Gianni Mattioli, avete un riassunto non solo della fusione, ma anche della fissione, la famosa diatriba terza-quarta generazione, cosa che, fra l'altro, vi ho già spiegato, mi pare, nella terza o quarta puntata di questo ciclo, appunto, di puntate. Vi faccio solo vedere che questa è una materia che seguo dal 2014. Questo è un post del 2016 nel quale ribadivo che i processi di smantellamento delle centrali nucleari a fissione italiane sono estremamente in ritardo e vedrete che si andrà avanti molto lentamente, perché è un problema molto grosso, ma non tanto per il deposito, che quello si fa, quello è un edificio di cemento e mattoni, quindi quello si farà, e anche il fatto di stoccare le scorie che abbiamo già inertizzato, vetrificato, anche quello si fa, con tutte le precauzioni possibili, si sposteranno in questo deposito, questo si fa. Il problema vero è che nessuno sa ancora come smantellare la centrale in senso stretto, quindi proprio il nocciolo, il reattore, la parte mostruosamente radioattiva. Nessuno sa ancora tecnicamente come fare. Finora abbiamo smantellato le parti, diciamo, accessorie, le parti, i locali di servizio, le cose più esterne, ma non abbiamo ancora mai smantellato la vera e propria centrale, quindi il nocciolo dove avviene, è avvenuta in Italia la fissione, e avviene in altri paesi come Francia, eccetera, eccetera, che hanno questa brillante idea che con strutture che da 40 anni assorbono radiazioni e quindi si indeboliscono assai, perché anche i metalli si possono indebolire se li bombardiamo da radiazioni. Ecco, abbiamo questa brillante idea della Francia che sta per arrivare a fine vita con le centrali vecchie di 40 anni e vorrebbe farle funzionare ancora per 20 anni. Ecco, una cosa a mio avviso mostruosamente pericolosa è che la Francia non può fare se non ha eseguito un processo per il quale ha firmato un accordo in cui tutti i paesi si impegnano reciprocamente a far sì che le rispettive decisioni in materia nucleare, se coinvolgono anche i paesi confinanti, devono ottenere il permesso dei paesi confinanti, cosa che non è stata fatta. Cosa che non è stata fatta, e io a più riprese ho chiesto al governo di battere i pugni e dire: cara Francia, tu non puoi aumentare la vita delle tue centrali che sono già mal ridotte da 40 anni di esistenza e farle andare avanti ancora per 20 anni con dei rattoppi, perché questo pone problemi di sicurezza enormi. E come ci siamo accorti dalla vicenda di Chernobyl, non è che nemmeno qualche migliaio di chilometri ci mette al sicuro. Figuriamoci qualche centinaio di chilometri. Bene, detto questo, puntata molto lunga, ma vi sarete accorti che ho pure letto a velocità molto enormi, per cui chi non ha capito perfettamente, adesso nella descrizione metterò anche tutti i link a questi articoli, a questi siti, in maniera che li potete rileggere tutte le volte che volete con la velocità che vi è più consona. Intanto io vi ringrazio e vi ribadisco che nella prossima puntata affronteremo anche in questo caso l'allarmistica nozione della rete che non reggerà. La rete è cresciuta in maniera incredibile negli ultimi anni. Possiamo continuare, dobbiamo continuare a farla crescere. Possiamo non solo farla crescere, ma anche aiutarla, perché vi anticipo che le batterie e le automobili, che sono dei pacchi batteria, aiuteranno anche la rete nei momenti di maggiore stress, perché le automobili possono non solo prendere energia dalla rete,
ma potranno anche restituirla alla rete, quindi aiutare la rete nei momenti di stress. Ma non vi voglio anticipare troppo, vi do appuntamento alla prossima puntata e quindi a risentirvi.